L'ingegner Franco Robecchi ha dedicato un volume molto bello a Egidio Dabbeni, ingegnere e architetto. Vogliamo un attimo parlare di questo personaggio che molti bresciani ricordano per gli esempi di architettura che ha lasciato proprio in città? L'ingegner Dabbeni in genere viene chiamato ingegnere perché forse era una delle attività prevalenti, ma è stato per molti decenni l'unico professionista bresciano ad avere due lauree sia in ingegneria che in architettura. Ed è stato uno dei grandi maestri dell'architettura e dell'ingegneria appunto bresciana, maestro nel vero senso della parola, perché dal suo studio sono passati innumerevoli professionisti che poi hanno seguito vie proprie, diventando a loro volta importanti progettisti. Ma certamente Dabbeni è stato un caposaldo, anche perché grazie alla sua lunga vita assunse anche un'immagine quasi mitica di personalità forte della città bresciana. E conosciuto per frammenti di opere, per la prima volta viene inquadrato in una sorta di panoramica generale, si spera la più esauriente possibile, e con numerose scoperte che in questo libro sono state effettuate. Nel libro che lei ha pubblicato per conto della Compagnia della Stampa e voluto fortemente dalla famiglia, oltre a ripercorrere la storia dell'ingegner Dabbeni, ci sono fotografie che testimoniano proprio i lavori che lui ha fatto per la nostra città. Dabbeni, nei molti decenni in cui lavorò, ha creato alcune delle scenari più importanti dell'estetica architettonica bresciana. Lui ha cominciato nell'epoca del Liberty ed ha finito nella sua progettazione, insieme ai figli ovviamente a quel punto, nei primi decenni del secondo dopoguerra. Per molti è stato un esempio anche dal punto di vista estetico, perché le ville che lui ha creato per l'alta borghesia bresciana sono tra gli edifici più pregevoli che la città possa annoverare. Ma ci sono anche edifici pubblici di grande importanza che tutti abbiamo sotto gli occhi, ma che pochi conoscono essere opera sua, come ad esempio l'Albergo Vittoria, come il grande palazzo Togni di Piazzale della Repubblica, come la sede della ex Società Elettrica Bresciana, come il palazzo che è in Viale Stazione di fronte alla stazione, Palazzo Cornetti, e come ad esempio la birreria Würer. Ingegner Robecchi, per concludere, non solo un libro detti ai lavori, ma un libro di storia per capire un po' una fetta della storia bresciana. Gli edifici di Egidio Dabbeni caratterizzano la parte migliore della città. Pensiamo ai due palazzi Pisa di via Solferino, pensiamo alla sede della Camera di Commercio prima e poi sede della Facoltà di Economia e Commercio attuale in Corso Mameli, pensiamo all'Hotel Vittoria, pensiamo a palazzi fondamentali come il Palazzo Bertolotti, ex, tutti ricordiamo, sede della concessionaria della Fiat di Piazzale Arnaldo. Quindi si tratta di elementi fondamentali del panorama della migliore Brescia dal punto di vista architettonico.